numerosi. Oggi continueremo, attraverso le comunicazioni dei nostri esperti, continueremo a parlare delle risorse messe a disposizione della pubblica amministrazione per sviluppare ed erogare servizi pubblici digitali di qualità. In particolare, vi ricordo il programma. Avremo come prima comunicazione quella di Matteo Fortini, che è del Dipartimento per la trasformazione digitale, esperto di open source, che vi racconterà le risorse concrete a disposizione della PA, in particolare facendo riferimento a Developers Italia. E continueremo con Alessandro Sebastiani, che ci illustra casi pratici di utilizzo del catalogo. Ci sarà la solita pausa e lo spazio per delle vostre domande che vi ricordo potete sempre porre in chat e noi rigiriamo agli esperti. La terza comunicazione è sviluppare in ottica cloud native, fornire un software come servizio SaaS. Allora, la farà Fabio Bonelli. E vi ricordo sempre che ad ogni sessione abbiamo uno spazio per le domande e le risposte, ci saranno le conclusioni a cura di Agid e riassumendo un po' il percorso di questo ciclo di webinar che voi potete continuare eventualmente a sentire, a risentire perché trovate le registrazioni nella nostra pagina di eventi PA in cui vi siete iscritti. Nella prima parte di questo ciclo di webinar, in particolare i primi due, si sono soffermati su come progettare, come fare progettazione, utilizzando come punto di riferimento per la progettazione di servizi digitali proprio Designers Italia. Mentre negli ultimi due ci siamo più soffermati sulle risorse messe a disposizione appunto per sviluppare, per lo sviluppo. Vi dico che il nostro Gianluca ha finito, attesterà le vostre presenze, la vostra partecipazione a questo webinar oggi pomeriggio e quindi le troverete a partire da domani, vi arriveranno le mail a partire da domani. E quindi riguardo agli attestati e al questionario di Formez potrete appunto averlo e compilarlo a partire da domani. Mentre per posta vi arriverà un questionario su cui vi chiediamo appunto di dare delle valutazioni rispetto a questo ciclo di webinar e quello appunto lo riceverete via mail. Altre cose che vi devo dire, niente, che questa è un'iniziativa organizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale Agid e Formez PA, che è un corso pilota. E quindi voi siete stati, diciamo, selezionati in un numero, diciamo, ristretto rispetto ai soliti webinar che organizziamo, perché appunto vi chiediamo poi di darci dei ritorni, per questo appunto i questionari che vi arriveranno, rispetto appunto ai contenuti, all'utilità anche di questo corso. Il coordinatore didattico scientifico di questo ciclo di webinar è stata Michela Gabrielli, che è referente responsabile della comunicazione del Dipartimento per la trasformazione digitale. Per appunto qualsiasi tipo di richiesta, ci siamo noi di Formez, la potete appunto formulare nella parte delle chat oggi stesso oppure più avanti utilizzando il nostro indirizzo di eventi PA. Se c'è il primo esperto Matteo Fortini, pronto? Io lo invito a collegare la webcam e il microfono, a fare una piccola prova e poi lascerei la parola. Matteo Sì, ci prova a sono. parlare. Mi sentite? Sì. Ok. Ok, benissimo, ti sentiamo. Allora, mi disattivo e ti lascio la parola, grazie. Grazie e intanto un saluto a tutte quelle persone collegate. Io, come detto, sono Matteo Fortini e lavoro da febbraio al Dipartimento per la trasformazione digitale, anche occupandomi di open source e del catalogo software di Developers Italia. Intanto un breve ripasso delle parti sul codice dell'amministrazione digitale, che sono quelle che praticamente guidano
tutto l'argomento di acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni e l'ambito della cessione del riuso in open source. Sono gli articoli 68 e 69 che sono già anche stati discussi in precedenza. Il Dipartimento ha creato questa piattaforma che si chiama Developers Italia, che vuole essere un punto di riferimento per il software della pubblica amministrazione. È un luogo basato che usa strumenti open source, è basato sul metodo open source, ha una comunità aperta a cui tutti possono partecipare, sia cittadini che persone che lavorano nella pubblica amministrazione, che persone che lavorano all'interno di imprese. L'idea è quella di creare una comunità aperta in accordo con la strategia europea sullo sviluppo del software per generare sia risparmio che innovazione, per aumentare la competitività nel mercato e permettere di creare software che sia trasparente, quindi che possa essere controllato da più persone possibili. Per incrementare anche la sovranità digitale, quindi mantenere in proprietà della pubblica amministrazione gli strumenti strategici per realizzare i servizi, per condividere le competenze sia internamente che esternamente alla pubblica amministrazione e supportare quella che è la transizione al cloud. Developers Italia ha un catalogo che è diviso in tre parti, un catalogo di piattaforme abilitanti, un catalogo di software che può essere a riuso o open source, e un catalogo di API e con le loro risorse. La parte di piattaforme abilitanti è prevista dal piano triennale per l'ICT e parla di piattaforme che sono soluzioni che offrono funzionalità fondamentali, trasversali e riusabili. Si tratta di delle le più famose, chiaramente attualmente le più famose, le più utilizzate. Sono SPID, PagoPA, NPR, per esempio, che sono state anche oggetto di alcune norme recenti, l'app IO come utilizzabile per tutta la parte di contatto al cittadino. Tutte queste piattaforme sono create a livello centrale e sono fatte in modo di sollevare le amministrazioni dalla necessità di dover creare nuovi ex novo, nuovi servizi. I servizi in questo modo diventano digitali, diventano innovativi, diventano uniformi. All'interno delle piattaforme ci sono degli SDK, dei Software Development Kit, che permettono uno sviluppo più rapido all'interno dei propri software. Questi SDK sono sviluppati in modo collaborativo e open source, quindi tutti possono partecipare alla loro creazione. I benefici sono chiaramente tempi di sviluppo più brevi, costi di realizzazione più bassi, maggiore sicurezza, maggiore uniformità e naturalmente riuso della conoscenza. Faccio un esempio appunto di SPID, questa a destra è una parte di quello che si trova sul catalogo Developers Italia. All'interno c'è una titolarità, c'è un sito web, c'è una pagina di attività aperte proprio per invitare alla collaborazione, ci sono dei canali per interagire che in questo momento sono un forum, ne riparleremo, e Slack come strumento di chat più veloce. C'è la documentazione legata a questo software, a questa piattaforma, gli SDK, qui ce n'è una lista, come vedete, una lista di SDK in tantissimi linguaggi e piattaforme, un esempio di proxy, ma anche cose non necessariamente solo per sviluppatori, risorse grafiche, tool anche per la comunicazione relativa. La piattaforma invece che parla di API è una piattaforma invece che contiene una selezione di API REST italiane che sono a disposizione degli sviluppatori per invece accedere a banche dati. Alcune di queste banche dati sono per esempio SIOPE Plus per appunto accedere a tutti i dati sui pagamenti della pubblica amministrazione, come la dashboard di NPR, i dati Istat, con le API, con le API REST per accedere a tutti i dati di Istat. C'è un esempio grosso di 015 che è di Regione Lombardia, e INGV, per esempio anche INGV ha un'API pubblicata sul catalogo. Sono tutte documentate in standard OpenAPI, se ne stanno aggiungendo anche in questi giorni,
ci sono per ogni API esempi di utilizzo e faranno parte del nuovo modello di interoperabilità. La parte API avrà un grosso sviluppo che non trattiamo oggi, che è legato poi alla piattaforma nazionale, la PDND, la piattaforma digitale nazionale dati, e una prima parte legata a questo progetto è il modello di interoperabilità che è in questo momento ha concluso la consultazione pubblica e ha delle linee guida che descriveranno il modo con cui le pubbliche amministrazioni potranno scambiare dati in modo automatico machine to machine attraverso le API. Parlando di software, che nella parte diciamo, principale del catalogo e la più corposa riguarda il software. Ricordiamo appunto i due articoli principali, un articolo è l'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale che dice che le pubbliche amministrazioni prima di tutto devono valutare il software attraverso dei principi di economicità, efficienza, tutela degli investimenti, riuso, neutralità tecnologica. Questi sono tutti dei principi che cercano di evitare il vendor lock-in, di tutelare gli investimenti della pubblica amministrazione, come si dice anche in Europa recentemente, uno dei commissari europei ha detto public money, public code, facilitare il riuso, quindi riutilizzare le soluzioni già esistenti in modo virtuoso, neutralità tecnologica che vuol dire anche standard aperti. La priorità che viene data nella scelta di un software è prima di tutto il software a riuso, cioè software già fatto per la pubblica amministrazione che viene messo a riuso e di titolarità della pubblica amministrazione, secondariamente il software open source e l'ultimo e sempre si richiedono gli standard aperti. Segnalo un tool che Agid ha sviluppato per la valutazione comparativa nell'acquisizione e riuso di software che è disponibile su GitHub come anche qui software aperto, quindi anche aperto a migliorie per aiutare in questa scelta. Dal punto di vista del riuso, invece, c'è una novità, molti sicuramente ne sono già a conoscenza. Il concetto di riuso in Italia esiste già da 16 anni. Ma precedentemente il riuso richiedeva un contratto fra amministrazione cedente e amministrazione acquirente e quindi rendeva diciamo, un po' più complesso il riutilizzo di soluzioni software fatte da altre pubbliche amministrazioni. Nel 2016 viene introdotto il principio della licenza aperta e del repository pubblico. Si decide che il riuso ha un contratto a priori, a monte, che è il contratto di una licenza aperta. In questo modo esiste un'amministrazione che ha la titolarità del software, che cede questo software, ma lo cede in modo open source e quindi decide già a priori quali sono le caratteristiche di chi le può riutilizzare e quali sono le condizioni a cui si può utilizzare il software. L'articolo 69 dice che le pubbliche amministrazioni, quindi che sono titolari di soluzioni e programmi informatici, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo di documentazione rilasciato in un repertorio pubblico sotto licenza aperta. Per avere la titolarità del software è importante scrivere dei capitolati in cui è specificato che la titolarità del software sviluppato con denaro pubblico viene in capo alla pubblica amministrazione. Ne parleremo dopo perché le linee guida che ha sviluppato il Dipartimento contengono già degli allegati che possono essere uniti ai capitolati di gara per aiutare appunto nella scelta di, cioè per aiutare a vincolare il fornitore a rispettare quelle che sono le condizioni di riuso. Il catalogo diventa un ecosistema open source che è creato per supportare la PA per riutilizzare il software, per diminuire i costi di acquisizione, questo è un obiettivo di sviluppo e di gestione e soprattutto innalzare la qualità delle soluzioni in modo da non inventare ogni volta soluzioni da zero, ma capitalizzare su quelle che esistono. Questo anche per appunto la tutela degli investimenti. Per
L'ecosistema open source coinvolge le piccole e medie imprese, gli innovatori presenti sul territorio, quindi un vantaggio grosso di tutto questo ecosistema open source è che i fondi che vengono spesi possono rimanere all'interno del territorio, anche con piccole imprese che possono sviluppare piccole parti di software, andarlo a incrementare, andare a creare quindi tutto un circolo virtuoso. Servono per supportare la pubblica amministrazione per formare nuove competenze, perché i tecnici della pubblica amministrazione possono entrare in questo dialogo all'interno della community, andare a creare anche soltanto ad aprire nuove richieste e in questo modo andare a migliorare il software e nello stesso tempo anche condividere le migliori pratiche per fare delle cose, perché sappiamo che uno dei grossi delle grosse sfide è anche uniformare i procedimenti all'interno delle diverse pubbliche amministrazioni, quindi sviluppare insieme il software aiuta anche a ripensare insieme i procedimenti. In tutto questo anche ottenere software di qualità maggiore, più sicuro e più controllato da tutti. Sappiamo che la security by obscurity è una sicurezza ottenuta attraverso il segreto. È la prima cosa che in qualunque corso di sicurezza informatica viene segnalato come un grosso errore, perché i software migliori sono quelli di cui si conosce tutto il sorgente, ma non possono essere craccati, in un certo senso, non possono essere messi in fallo. La prima parte del catalogo parla di software a riuso. Abbiamo detto che il software a riuso è un software che il catalogo contiene tutto software open source, questo lo dico dall'inizio in modo da chiarire, le licenze sono open source in tutti i casi. Il software a riuso ha una particolarità, che è il software è di titolarità della pubblica amministrazione, quindi il proprietario dei sorgenti e il titolare della soluzione è la pubblica amministrazione. All'interno della parte a riuso ci sono quindi questi software che sono messi a riuso secondo l'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, il catalogo indica chi è la PA cedente, qual è il riferimento tecnico. Il riferimento tecnico non necessariamente è un riferimento all'interno della pubblica amministrazione, ma molto spesso è il fornitore che appunto ha un contratto di manutenzione e che fa da riferimento tecnico. Il riferimento tecnico è la persona a cui probabilmente si rivolgerà un'altra pubblica amministrazione per acquisire un utilizzo del software. La licenza open source che è applicata, le funzionalità che sono disponibili con il software, quali sono le piattaforme abilitanti, quelle che dicevamo prima, a cui il software accede e su cui si basa, qual è la conformità alle norme, se il software è conforme ad alcune norme. Le dipendenze open e non open, cioè se il software può essere open source, ma dipendere da componenti aperti o a sua volta non aperti, e chi utilizza la soluzione, quindi dà un'idea anche di impatto di questa soluzione. In questo esempio è un software che è fatto dal CNR per le selezioni e la gestione dei bandi di concorso, che in questo momento è un tema abbastanza caldo, perché i concorsi possono essere fatti attraverso gli strumenti digitali, e quindi per esempio questo è un esempio di software che può essere utilizzato a riuso. L'altra parte del catalogo riguarda invece il software open source cosiddetto di terze parti. Il software open source di terze parti è il software che è stato messo a catalogo grazie al fatto che il fornitore del software, il titolare del software, ha chiesto di inserire questo software all'interno del catalogo. Tendenzialmente è software open source che è di interesse per la pubblica amministrazione, ma non è di titolarità della pubblica amministrazione. Anche qui il catalogo contiene l'indicazione di chi pubblica questo software, il riferimento tecnico con i contatti, di nuovo la licenza, le funzionalità. Adesso io qui naturalmente ho cancellato tutta la parte di descrizione, ma ci sono screenshot, informazioni, piattaforme abilitanti, la conformità alle norme. Qui se guardate
In questo caso, prima la piattaforma abilitante era Speedlint per il software di concorsi, in questo caso la conformità al GDPR, le linee guida di design, le misure minime di sicurezza, quindi si fa riferimento alle norme, di nuovo alle dipendenze e chiusa la soluzione. In questo caso GlobalX probabilmente lo conoscerete, è un software utilizzato da più di 4.000 enti, sia privati che pubblici. Come abbiamo detto, il vantaggio di riutilizzare il software tramite l'open source è tendenzialmente di risparmio, perché chiaramente viene ricapitalizzato lo sviluppo del software, il miglioramento incrementale, quindi posso chiedere dei miglioramenti all'interno del software, anche piccoli, posso anche proporli se sono in grado, posso chiedere a qualche piccola impresa di farmi un miglioramento. Condivisione della spesa, è più facile condividere una spesa su un software open source perché il software rimane come entità esterna, a differenza di magari fare una convenzione fra più enti e dover condividere la spesa, magari può diventare più complesso. Il fornitore è più responsabilizzato perché fornendo il software, avendo più persone che lo guardano, deve avere un livello di qualità o comunque di qualità anche nello sviluppo, nel modo di sviluppare software più alto, la trasparenza verso i cittadini, quindi i cittadini sia informati che attraverso loro, magari possono esserci consulenti, cioè i cittadini possono chiedere a qualcuno di esperto opinioni su questo software, la formazione per tutti, perché si possono condividere soluzioni, quindi anche chi voglia entrare all'interno di alcuni ambiti di sviluppo può imparare. La sicurezza, si è detto che la sicurezza migliore è quella che fa vedere tutto quello come è fatto e nonostante ciò non può essere violato, e la creazione di un nuovo mercato per anche imprese più piccole che hanno una barriera all'ingresso più bassa. La Commissione europea ha calcolato che per ogni euro che viene investito in un progetto open vengono generati almeno 4 euro di PIL, e questo sicuramente è una buona leva per poter intervenire all'interno di un'economia. Come si fa a pubblicare sul catalogo? Prima di tutto vogliamo dire che la pubblicazione del software sul catalogo, che abilita il riuso, dà un riconoscimento per il proprio investimento di tempo e risorse all'amministrazione cedente, dà a chi pubblica la possibilità di anticipare le scelte progettuali, in un certo senso chi pone la soluzione funzionante più riusata ha anche la possibilità di decidere prima come questa soluzione verrà sviluppata, e la possibilità di ricevere sicuramente correzioni, integrazioni, opinioni. Come si fa? Se si è una PA occorre fare un procedimento di onboarding sul catalogo, che è un procedimento formalizzato piuttosto semplice, dove comunque la PA decide di entrare sul catalogo, deve creare sempre, se è una PA, un'organizzazione su uno strumento di code hosting, è tutto descritto anche nelle linee guida. A quel punto all'interno di questa organizzazione si crea un repository per il software, a cui viene aggiunta una licenza e alcune informazioni. All'interno di questo repository si inserisce un file publiccode.yaml, che è un file che è stato standardizzato e che stanno cominciando a utilizzare anche nel resto del mondo. C'è una comunità molto interessante che sta cercando di portarlo come standard in tutto il mondo, dove sono contenute tutte le informazioni. L'importante è che immagini e riferimenti devono essere tutti contenuti all'interno del repository. Una cosa che tengo a dire è che chi cede ha il completo controllo delle informazioni pubblicate sul catalogo, ed è importante quindi dare informazioni che facilitino la ricerca, perché la ricerca all'interno del catalogo, vedremo anche dopo al volo, è una ricerca full text che va all'interno anche dei campi, e quindi più informazioni si danno più è facile la ricerca. Mantenere aggiornate le norme e le piattaforme abilitanti è importante, perché magari qualcuno cerca quello. E quindi una buona catalogazione favorisce sia il riuso che le valutazioni comparative. Cosa si ricerca sul catalogo? Il catalogo ha
c'è il link a una pagina di ricerca che permette di cercare, come si diceva, per attributi, quindi qual è la tipologia del software, se qualunque software open source oppure software open source di terze parti o software a riuso. Ricordiamo che appunto il CAD dà priorità al software a riuso e secondariamente al software open source. Poi si può cercare per categorie, ci sono delle categorie che sono state scelte attraverso, sono categorie standard a livello internazionale dei vari tipi di software, l'ambito di applicazione di questo software, lo stato di sviluppo, se è in beta, se è stabile, se è obsoleto. La ricerca può essere ordinata in vari modi, quindi per rilevanza, per ordine alfabetico e per indice di vitalità. L'indice di vitalità è un valore che è stato definito all'interno delle linee guida sull'acquisizione e riuso di software per la PA ed è calcolato prendendo in considerazione, è una sorta di, vuole essere una sorta di strumento per capire se questo software è un software che è stato abbandonato un po' da chi lo usa o se è un software invece molto vitale. Utilizza il numero di commit e merge giornalieri all'interno del codice, il numero di release che sono state fatte recentemente, quanti autori ci sono e quanto il progetto è più longevo. Quindi un progetto molto longevo con una comunità molto viva e molte release, un'attività molto alta di commit, avrà un indice di vitalità molto più alto. Alcuni esempi di software a catalogo, ne ho messi alcuni proprio per far vedere qual è la varietà di software che ci sono all'interno. Un design di scuole per l'Italia, interessante perché è un tema WordPress, tra l'altro sviluppato a seconda delle linee guida di design, ma da una scuola, e questo è interessante perché un gruppo di appunto una scuola ha sviluppato questo software e l'ha messo a riuso. La piattaforma di Web Analytics per fare analisi appunto di traffico sui siti web in maniera rispettosa delle norme della privacy. Evitando magari cookies non indispensabili, un software per la gestione delle emergenze di protezione civile che è utilizzato in Liguria. La Regione Veneto, per esempio, per far vedere che a volte i software possono essere messi a disposizione anche in modo abbastanza rapido, il sistema informativo di anagrafe vaccinale regionale del Veneto, chiaramente utilizzabile anche in questo frangente di vaccinazioni di tutta la popolazione, quindi software anche che hanno un ciclo di vita recente, un'applicazione per il cellulare che serve per aiutare i risponditori alle emergenze per i defibrillatori, il software, quello che dicevamo prima, di selezione online per l'iter concorsuale di un bando pubblico. Un altro software Open Agenda, che è un software molto utilizzato sviluppato a Trento per la parte di gestione degli eventi, che è fatta anche in modo partecipativo. La sala operativa dei Vigili del Fuoco, che anche questa è uno strumento per gestire le flotte, le emergenze. Dei kit di riuso di Payflow PA per integrazione dei flussi di pagamento, in questo caso naturalmente piattaforma abilitante Pago PA, un'app fatta per il progetto Open Noise che serve per misurare il rumore attraverso i telefoni o i tablet e quindi aggiungere misure di rumore crowdsourced. Gli ultimi due software sono software di quelli open source di terze parti, uno è sicuramente lo conoscete tutti, LibreOffice, che appunto è un software di terze parti ma che è di interesse sicuramente per la pubblica amministrazione, e GlobalX, che è il software di cui parlavamo prima, per aiutare il whistleblowing. Quali sono quindi gli strumenti operativi? Abbiamo parlato del catalogo da riuso, adesso concludiamo parlando delle linee guida e delle community che sono disponibili. Le linee guida sono adesso uno strumento che ha un valore di legge, sono state dal 23 maggio pubblicate
dopo la consultazione e sono parte, sono una legge, non una norma primaria, ma sono indicate come norme secondarie da applicare, quindi sono da applicare totalmente, e sono una collaborazione tra Agid e il team per la trasformazione digitale. Contengono una serie di strumenti pratici per aiutare appunto all'acquisizione e al riuso di software. Una parte molto importante, secondo noi molto utile, delle linee guida sono questi allegati. Il primo è per la pubblicazione di software come open source, l'allegato A. L'allegato B è per la manutenzione di software open source, quindi cosa succede quando invece il software non siamo noi che lo pubblichiamo, ma viene mantenuto, e quali sono gli obblighi e le pratiche migliori. Una guida alle licenze per aiutare appunto nella scelta delle licenze, e l'allegato D per la presa in riuso di software open source, che aiuta appunto a capire come andare a riutilizzare un software. Inoltre stiamo pubblicando una guida allo sviluppo e gestione di software libero, con buone pratiche, strumenti e tecniche utili per aiutare chi sviluppa in open source. È una guida invece, questa tecnica, pubblicata con licenza CC BY, aperta ai contributi di chiunque. Attualmente c'è una parte per gli amministratori pubblici e una parte per gli sviluppatori. È in arrivo una sessione dedicata ai decisori politici o policy maker. Nel capitolato, quindi, cosa inseriamo quando andiamo a fare un capitolato di gara per un software di cui finanziamo lo sviluppo? Una clausola di acquisizione di proprietà del codice, per l'obbligo appunto dell'articolo 69 del CAD, le indicazioni per il rilascio in open source, grazie anche agli allegati tecnici delle linee guida che possiamo inserire, il rispetto delle linee guida di design che sono sempre pubblicate dal Dipartimento e indicano quali sono le interfacce migliori per l'accessibilità e per i vari metodi di sviluppare dal punto di vista grafico e dei contenuti, la predisposizione di API per l'interoperabilità, secondo sempre le linee guida di interoperabilità, lo sviluppo in ottica cloud per permettere appunto il passaggio al cloud, e l'integrazione delle piattaforme abilitanti, dove chiaramente sono applicabili. Tutto è riassunto in questi allegati tecnici che citavo prima. Quindi, riassumendo, per acquisire il software occorre una valutazione comparativa tra le soluzioni disponibili. Se si decide di acquisire un software in licenza o di svilupparne uno nuovo, bisogna motivare la decisione, quindi se non si è trovato niente si può fare, ma bisogna motivarlo. E il software che viene commissionato da una pubblica amministrazione, quindi diciamo finanziato con denaro pubblico, va rilasciato in open source, incluse le modifiche. La disponibilità in questo progetto, oltre ad esserci appunto del contenuto, perché ci sono molti contenuti, c'è anche tutta una parte interattiva che permette a chi è all'esterno di entrare all'interno della comunità e sia di creare valore che di avere informazioni. Il forum italia.it è un luogo dove si discute di servizi pubblici digitali, di piattaforme, ci sono vari argomenti. E invitiamo sempre chi pubblica un software a riuso ad aprire un canale all'interno del forum per un topic, diciamo, per poter discutere di quel software. In tempo reale c'è la chat di Slack che è monitorata anche dal Dipartimento, quindi, come anche il forum, quindi c'è la possibilità di interagire direttamente con anche gli sviluppatori degli stessi software. GitHub Italia è un repository, un'organizzazione in cui abbiamo insieme lo sviluppo degli SDK, degli esempi di supporto delle piattaforme nazionali. E la piattaforma Docs Italia invece è una piattaforma per pubblicare documenti tecnici e amministrativi, che è basata su Git e Read the Docs. Cito anche il wizard che abbiamo fatto recentemente, come partecipo.italia.it, è un wizard che permette per chiunque di valutare le proprie skill, le proprie capacità, e di vedere quale può essere la partecipazione fattiva che può avere all'interno della comunità. Proprio a proposito della comunità,
Vi ricordiamo che domani, 14 luglio, c'è una community call. Abbiamo ripreso ad avere delle community call in modo da poter appunto incontrarci come comunità e poter discutere su vari ambiti. Questa seconda community call riguarda le esperienze di sviluppo di risorse per l'integrazione di SPID. Qui c'è il link, comunque se c'è bisogno lo mettiamo anche in chat. Ci sono, eccola, Michela, grazie, ha inserito il link all'interno della chat. Ci sono ancora sicuramente dei posti e sono momenti anche non troppo formali di condivisione di conoscenze, di risorse e esperienze. Io a questo punto lascio la parola ad Alessandro Sebastiani che farà invece una presentazione più pratica, poi, come abbiamo detto, lasciamo dopo spazio per le domande. Ecco Matteo, valuta, lo vuoi lasciare dopo lo spazio per le domande perché hai 2 minuti se vuoi per vedere queste che ti ho riportato nel box accanto. Se le vuoi vedere Sì. perché hai ancora 2 minuti, ecco, da partire da Paolo Cruz. Allora, esiste regolamentazione riguardo ai prezzi. Allora, sicuramente cioè non c'è una regolamentazione riguardo ai prezzi, nel senso che purtroppo questo è un ambito di mercato e non si può, non, naturalmente tutto regolato anche qui dal mercato. Naturalmente se il software è a riuso, loro sanno che teoria ci potrebbe essere anche bisogna vedere quali sono le dipendenze di questo software, chiaramente, perché se hanno delle dipendenze che, non so, che in questo momento non sono citate, il vendor non può essere cambiato, altrimenti il fatto di avere un software open source permette anche in alternativa di trovare un altro fornitore che se ne prenda carico, anche se sicuramente è una soluzione. Diciamo che non dico sconsiglio, però sicuramente è più nel momento in cui c'è qualcuno che ha scritto il software e lo sa mantenere, di solito la tendenza è a preferire chi lo sta sviluppando. La convenzione con la città metropolitana che ci consente l'utilizzo, se il software è a riuso con una licenza aperta, non è necessaria, nel senso che può esserci una comunicazione, sì, del fatto che c'è stato il riuso della soluzione, ma la licenza già permette l'utilizzo. Le linee guida dicono che nel caso in cui chi ha la soluzione poi faccia delle modifiche, è bene che le proponga upstream in questo senso, cioè le proponga a chi ha la titolarità del repository principale per poi andare eventualmente a includere queste modifiche all'interno del repository, per esempio se qualcuno ha fatto delle correzioni. Stavo leggendo la seconda domanda. Il riuso ha senso se lo sviluppo è stato interno all'ente per quelli che possono permettersi. Se lo sviluppo è stato fatto da altri, il riuso non è detto sia davvero economico e comunque alla fine la scelta del contraente, ancorché sia open, alla fine è di fatto obbligato. È chiaro che sì, grazie della domanda. Sicuramente uno sviluppo che è stato interno alla PA, diciamo, più che all'ente, sicuramente aiuta. Non è automatico che l'open source sia più economico e questo è anche dall'altra parte se la vedete lato fornitori, perché naturalmente anche sviluppare un software richiede degli investimenti, è sicuramente interessante che open non voglia dire gratis, ma voglia dire un altro modello di sviluppo con altri criteri. Sicuramente l'obiettivo è che più persone, più lo sviluppo diventa aperto e viene fatto in modo corrispondente alle linee guida, quindi con uno sviluppo che permetta a tutti di utilizzare il software, ci aspettiamo anche che ci sia un'economicità, se non altro nel fatto che chi ha già una soluzione sviluppata non può dire che ne sta sviluppando una nuova,
quando sta vendendo la stessa. Non so, andiamo avanti con Alessandro, poi completiamo dopo, visto che abbiamo. Sì, completiamo dopo, andiamo avanti con Alessandro. Intanto, va bene, grazie Matteo, a queste altre domande poi risponderai Sì. nella parte successiva. Alessandro, se ci sei, prova a Sì, ciao a parlare. tutti, mi sentite? Ok, ti sentiamo, sì. Perfetto. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio il mio collega Matteo per appunto l'introduzione un po' più teorica, tra virgolette. Io sono Alessandro Sebastiani, sono anch'io in forza al Dipartimento per la Trasformazione Digitale, precedentemente noto come Team Digitale, e mi occupo principalmente di sviluppo software. Questo talk vuole essere sicuramente una guida pratica che descriva come una pubblica amministrazione può cercare ed adottare una soluzione software che rispecchi le proprie esigenze e requisiti. Cercheremo dunque di mettere in pratica quanto detto precedentemente dai miei colleghi. Andremo quindi a vedere quali sono i passaggi necessari per concretizzare il processo di riuso di un software. Cos'è il catalogo del riuso? È stato già ampiamente descritto dal mio collega Matteo e anche precedentemente da Leonardo. Andremo quindi un po' più velocemente a cercare di capire come utilizzarlo. Prima di cominciare, proprio nella pratica, vorrei fare velocissimo, che magari rispondere anche ad alcune domande che sono state poste poco fa, qualche piccola considerazione sul riuso. La prima è che le due amministrazioni non hanno neanche il bisogno, di contattarsi, è la licenza aperta che è a regolare le condizioni di utilizzo del software stesso. Il software può essere scritto da uno sviluppatore, software house, e personalizzato da altri. Non c'è alcun lock-in su questo. La pubblica amministrazione che riutilizza può personalizzare la soluzione come meglio crede ed è in base alle proprie esigenze. L'intero processo tecnico di pubblicazione è demandato agli sviluppatori. Il fornitore che segue l'ente è in grado di gestire in piena autonomia questa fase. E tutto questo, dunque, nella maggior parte dei casi, si traduce quindi in un sistema efficace e a basso costo. Come già visto nel talk precedente dal mio collega Matteo, che vi ha già mostrato come e in che modo interagire con il catalogo di Developers Italia, la prima fase che ci troviamo davanti è quella appunto della ricerca. Cliccando in alto a destra sulla lente, avremo una schermata che vedete qui nella slide, che ci consente di selezionare le aree su cui effettuare la nostra ricerca per essere un po' più focalizzati e scegliere quindi dunque la tematica prima di fare la ricerca in sé. Oppure direttamente un link che ci porterà alla pagina dedicata al catalogo software con cui potremo affinare alcuni parametri. Da qui, come vedete, sulla sinistra è possibile applicare appunto questi parametri, sono dei filtri che se servono fondamentalmente per affinare la ricerca, per fare una ricerca più mirata ed in base alle nostre esigenze. Supponiamo quindi di voler apprendere a riuso un sito web. Quali sono gli step necessari affinché un ente possa realizzare e mettere online il proprio sito web? Cerchiamo dunque sito web all'interno del catalogo, questo sarà il risultato. E il primo elemento è proprio quello che interessa a noi. Chiaramente questa è una coincidenza. Nel caso, come detto precedentemente, ci sono dei filtri che aiutano appunto ad affinare la nostra ricerca e a cercare quindi tra le varie soluzioni a catalogo. Nella scheda software troviamo i dettagli della soluzione scelta. Non vado molto nel dettaglio perché l'abbiamo già visto precedentemente, quindi cerco di darvi solamente alcuni concetti che ci serviranno di qui a poco. Le cose principali da vedere sicuramente sono la descrizione dettagliata, le funzionalità, caratteristiche tecniche, gli screenshot e anche altro. Un parametro molto utile è l'indice di vitalità, che come abbiamo già visto non è altro che un semplice calcolo che utilizza diverse metriche per ricavare uno score. Un punteggio di quanto il software è sviluppato, attivo e mantenuto.
All'interno della scheda del software è presente un link che porta direttamente al codice sorgente dello stesso. Cliccando di fatto lasceremo Developers Italia, atterrando sulla piattaforma di code hosting selezionata dall'ente e fornitore che di fatto hanno messo a riuso il software. Nel panorama attuale, piccola considerazione, le più importanti sono GitHub, GitLab e Bitbucket, tutte supportate da Developers Italia. E offrono tutte quante appunto anche degli spazi free. Qui, oltre a reperire ulteriori informazioni più tecniche, possiamo fisicamente prendere a riuso il nostro software. Come farlo? In alto a destra, come mostrato anche nella slide, cliccando sul bottone fork. Fork dall'inglese vuol dire dividersi, separarsi. Nel nostro caso vuol dire crea la tua copia. Un piccolo cenno, in tutte queste piattaforme di code hosting, registrandosi avremo a disposizione uno spazio personale dove verranno ospitati tutti i nostri progetti. Oltre a questo, è possibile anche crearvi gli spazi condivisi, dove poter far partecipare più persone attivamente e generalmente prendono il nome di organizzazioni. Questo è appunto il caso in cui noi effettivamente stiamo andando a copiare il nostro software. Cliccando su Fork, dunque, ti verrà chiesto dove copiarlo e possiamo selezionare il nostro spazio personale, appunto, o l'organizzazione condivisa. Notate bene, da qui in poi i passi saranno un po' più tecnici, ma è un'attività che potrà svolgere in piena autonomia il vostro fornitore e con estrema semplicità. Proviamo a vederla insieme proprio per capire quanto effettivamente è semplice. Oltre a prendere fisicamente a riuso la soluzione, ci sono anche altri vantaggi. Le due versioni, la nostra e quella da cui abbiamo preso il software, nota quindi come upstream, rimarranno in sincronia. Sarà quindi molto facile riportare eventuali modifiche effettuate dai manutentori ufficiali anche la nostra versione. Prendiamo ad esempio una correzione ad una vulnerabilità di sicurezza più o meno grave. Viene corretta appunto sul repositorio principale e riportarlo poi sulla nostra versione sarà molto facile. Allo stesso modo, lo stesso discorso vale anche per una funzionalità rilasciata. Viene dunque implementata una nuova funzionalità sul software originario. Riportarlo anche sul nostro sarà molto semplice. Lo stesso strumento di code hosting ci offre diverse possibilità per farlo e degli strumenti molto comodi che si fanno anche tramite la stessa interfaccia web. Sarà addirittura possibile anche viceversa proporre nuove funzionalità sviluppate sulla nostra personale versione verso quella da cui deriva, innescando un meccanismo a catena per tutte le PA che riusano. Come detto, anche nei vari cenni sull'open source, la pubblica amministrazione, che riusa il software può applicare tutte le modifiche di cui ha bisogno ed in base alle proprie esigenze. Siano esse delle modifiche un po' più personali oppure delle modifiche dello sviluppo di alcune funzionalità che tendenzialmente possono essere utili anche ad altre pubbliche amministrazioni. In tal caso sarà molto semplice creare, appunto, sempre mediante lo strumento precedentemente indicato, una richiesta appunto di modifica del codice al software originario e introducendo appunto il nostro cambiamento, il nostro rilascio della nuova funzionalità. In tutto ciò sicuramente un aspetto da non sottovalutare è anche la community. Il nostro software è open e come tale è visibile a chiunque. Un altro vantaggio di questo approccio è proprio l'opportunità che chiunque sia interessato a contribuire attivamente allo sviluppo, nuove funzionalità, correzione di bug, come detto prima, correzione di vulnerabilità di sicurezza anche, può farlo se semplicemente utilizzando gli strumenti che offre la piattaforma. Tornando alla nostra operazione, una volta completata l'operazione di copia, con un piccolo passaggio tecnico è possibile attivare la funzionalità che pubblicherà online il nostro sito. Oramai tutte le piattaforme supportano quasi nativamente questa funzionalità e con pochi clic il nostro sito è direttamente pubblicato online. Questa funzionalità ci permette di avere il nostro sito web online e sincronizzato con le nostre modifiche. Quindi ogni volta che andremo appunto a modificare il codice,
verrà automaticamente riflessa sul sito web pubblicato dopo qualche minuto. Proviamo a fare un'operazione di personalizzazione del nostro sito web. In questa slide vi mostro quali sono gli steps per cambiare appunto un piccolo titolo all'interno del nostro sito web. Proviamo quindi a cambiare il nome del comune. Il file index.html rappresenta il punto d'ingresso del nostro sito web ed è lì che andremo ad agire per effettuare la modifica. Apriamo il file, clicchiamo sulla matita in alto a destra, come mostrato in alto, per modificare appunto il contenuto. Individuiamo la vecchia dicitura, nome del comune, che proviene chiaramente dal template utilizzato, e la andiamo a sostituire con un comune di riuso. Ed infine confermiamo con commit changes, che invierà i nostri cambiamenti verso il server. Sicuramente per i non addetti queste operazioni possono risultare ostiche, anche per via della terminologia utilizzata, che non è proprio amichevole. Ma sicuramente un fornitore ha le capacità necessarie per poter supportare l'ente per tutto questo percorso. Da qui in poi sarà sufficiente aspettare qualche minuto perché il sito venga ricostruito ed avremo online la nostra personale versione del sito web per i comuni personalizzato. L'attività è già conclusa. Come avete visto, i passaggi sono pochi e semplici. Chiaramente, come detto in precedenza, queste operazioni po possono sembrare non molto amichevoli verso chi effettivamente non è appunto del mestiere, diciamo. Ma sicuramente con un fornitore che affianca la pubblica amministrazione, sarà appunto molto semplice andare avanti. Questo è il risultato, il nostro sito web online con il nome del comune da noi specificato. Con la stessa tecnica possiamo personalizzare qualsiasi area. Come accennato all'inizio, si tratta di un esempio piuttosto basilare. In questo modo è possibile creare siti web con contenuti statici e funzionalità piuttosto limitate. Ma lo scopo era proprio quello di far capire appunto quali sono queste operazioni e quanto siano semplici, anche per avere maggior controllo verso il fornitore e capire cosa effettivamente andrà a fare il fornitore. Effettivamente, un'operazione del genere rende più consapevole la pubblica amministrazione e più trasparente su quali saranno poi le modalità appunto con cui il fornitore andrà a fare queste operazioni. Certamente per funzionalità più avanzate e dinamiche sarà necessario procedere con soluzioni più strutturate. Non basterà dunque fare l'esempio qui che vi ho riportato per poter avere delle funzionalità un po' più avanzate, magari l'implementazione delle varie piattaforme abilitanti, quali PagoPA oppure altre. Sarà sicuramente necessario scegliere delle soluzioni che abbiano appunto un'architettura differente. Ma il catalogo è assolutamente ben nutrito da questo punto di vista. E a tal proposito vorrei citarvi magari qualche esempio che effettivamente rispecchi queste caratteristiche. Ad esempio, ComuWeb. Il consorzio dei comuni trentini ha fatto effettivamente uno scalino in più dal semplice template web per un sito, creando due soluzioni complete e messe totalmente a riuso all'interno del nostro catalogo. La stanza del cittadino per l'area riservata interna e dedicata al cittadino stesso. E ComuWeb, appunto, quello che vi dicevo poco fa, per il sito web del comune, tra cui riporto solo alcune delle funzionalità che comprende. Gestione collaborativa dei contenuti, quindi con bozze, workflow di pubblicazione, versioning, vero e proprio CMS. Un albo pretorio con addirittura integrazione per terze parti, anche tramite API. E una sezione amministrativa ed amministrazione dunque trasparente integrata. E una multistanza, quindi che vuol dire semplicemente la possibilità di utilizzare la stessa installazione per un'unione di comuni, quindi per un'unione di più enti.
A differenza del template su cui noi abbiamo sperimentato finora, queste soluzioni sono molto più complete e come tali chiaramente richiedono uno sforzo maggiore per poter rendere operative, ma sono anche molto documentate e sicuramente un fornitore non avrà particolari problemi a personalizzarle e a calarle appunto nei vostri requisiti. A catalogo ci sono molti altri esempi di software più strutturati. Open Agenda è un altro esempio, ad esempio. Scusate la ripetizione. È una soluzione in grado di condividere un calendario eventi di un determinato ente, aggiornato direttamente dai soggetti interessati, siano esse associazioni sul territorio, biblioteche, musei, eccetera. Un sistema di validazione e moderazione, a cura dell'ente stesso, confermerà o meno gli eventi che verranno poi pubblicati. Quindi di fatto si tratta di un grande calendario condiviso appunto tra tutte le attività, tra tutti i cittadini, dove loro sono parte integrante e possono attivamente contribuire a creare appunto questi eventi, che poi verranno moderati a cura dell'ente stesso. Offre delle funzionalità interessanti, come dei filtri in base agli interessi, luoghi, eccetera. La visualizzazione degli eventi può essere come elenco, come mappa addirittura, come vediamo anche dallo screenshot nella slide, o come calendario semplice. Può essere anche integrato all'interno del proprio calendario personale, quindi un cittadino può includere sul proprio smartphone, ad esempio, aggiungere questo calendario del proprio comune e quindi vedere tutto ciò che effettivamente viene pubblicato su questo calendario. C'è anche la possibilità di produrre dei programmi, di esportarli in PDF, chiaramente per la condivisione e il relativo QR code. E non solo, supporta attivamente anche la generazione automatica di Open Data pubblici, che vuol dire che effettivamente espone delle API dove tutti questi dati che vengono appunto inseriti anche dalla comunità stessa, oltre che all'ente, sono effettivamente pubblici e integrabili anche in altre applicazioni terze. Completare il pacchetto di software, per un ente comunale sicuramente troviamo Open Segnalazioni. È una soluzione trasparente per la gestione delle segnalazioni dei cittadini. È un software semplice con cui il cittadino può segnalare all'ente eventuali problematiche sul territorio, siano esse di mobilità, gestione del verde, decoro urbano, eccetera. Come vediamo anche negli screen, anche se non si vede molto, temo, ma vi lascio il link lì in alto, che punta direttamente al nostro catalogo, e da lì c'è l'intera scheda che si può esplorare e cercare di magari reperire maggiori informazioni. Tra le maggiori funzionalità sicuramente troviamo delle regole di assegnazione automatica della segnalazione degli uffici, quindi la segnalazione andrà direttamente al dipartimento appunto incaricato, la possibilità di geolocalizzare la segnalazione e visualizzarla sulla mappa. Quindi, come prima, anche per Open Agenda sarà possibile appunto visualizzare queste segnalazioni su una mappa geografica. E ha addirittura un monitoraggio dettagliato dei tempi di ingaggio e presa in carico pubblici. Quindi un cittadino può effettivamente fare la segnalazione, seguire la propria richiesta e vedere effettivamente lo stato in cui si trova e capire se il comune, l'ente, quindi in questo caso, ha preso o meno in carico la segnalazione. Questi sono solo alcuni degli esempi che possiamo trovare all'interno del catalogo. Io chiaramente, come ha fatto già il mio collega, mi invito a utilizzare il nostro motore di ricerca per poter cercare quello che effettivamente più rifletta le vostre esigenze. Un ultimo cenno volevo fare al meccanismo del riuso, è rappresentato appunto sulla dichiarazione del riuso. Questo potenzialmente va a rispondere anche a una domanda precedente. Scusate. Ogni ente, infatti, secondo quanto previsto alle linee guida dell'acquisizione e riuso per la pubblica amministrazione, una volta acquisito un software, deve dichiararlo all'ente cedente. È un'operazione semplice e si svolge sul repository da cui è stato preso originariamente il software, quindi dalla piattaforma di code hosting che abbiamo visto in precedenza. Si può fare sempre tramite lo strumento che vi indicavo poco fa, che
serve effettivamente per contribuire al software, quindi per apportare delle modifiche che siano esse di funzionalità aggiuntive, correzioni di bug oppure di vulnerabilità più o meno gravi. È lo stesso meccanismo. E come si vede nella slide all'interno della scheda software su Developers Italia, ci sono tutte le istruzioni necessarie per poter procedere. Una volta è completata questa operazione, l'amministrazione che effettivamente ha preso in carico la soluzione comparirà nella voce, scusate, non ricordo bene il titolo, usata da X amministrazioni, comparirà effettivamente il nome dell'amministrazione che ha preso in carico. Ultimo dettaglio, come ripetuto più volte, siamo su diversi canali, principalmente forum e Slack, ed il nostro portale Developers Italia. Da lì potete seguirci direttamente anche nella sezione delle news, dove effettivamente pubblichiamo quali sono le novità, sia per quanto riguarda magari il catalogo stesso o anche le nostre, collaborazioni o partecipazioni varie. Per qualsiasi curiosità o dubbi, e perché no, anche per un saluto, passate a trovarci quindi su questi canali. Io avrei terminato. Alessandro, se, allora, se voglio, abbiamo 10 minuti prima della pausa per rispondere a delle domande che ti ho riportato nell'ordine in cui sono arrivate nella colonna che vedi a destra vicino al contatore. Quindi fra te in realtà sono arrivate anche mentre faceva l'intervento Matteo, quindi se volete rispondere tu e Matteo ci prendiamo 10 minuti quelli, prima di fare la pausa. Ok. Vedi, ad esempio, stai leggendo quella di Luca Leonardo Sì, sto leggendo Scoccia? quella. Stai leggendo quella sulle Sì, piattaforme sono abilitate? previste nuove piattaforme. Intanto, Ok. magari. Magari Luca Sì, vuole non so se prenderlo tu. Matteo tu hai già avuto modo di leggerla e magari io Rileggiamolo. ancora non la leggo. Sì, allora, magari vado su alcune che sono più, che riguardavano anche, allora, sulle piattaforme abilitanti, potrebbero esserne delle nuove, in questo momento non abbiamo dettagli di nuove piattaforme abilitanti in sviluppo, ma una cosa che mi viene anche da dire è che con nuovo modello di interoperabilità fra gli enti, ci saranno molte più piattaforme disponibili fra machine to machine, fra enti, e quindi non dico che verrà superato questa cosa, ma in qualche modo si creeranno più opportunità per creare servizi standardizzati anche a livello nazionale. Sul discorso customizzazioni o sviluppo di aggiornamenti dei software, qui richiamo, torno sempre indietro sull'articolo 69 del CAD, perché diciamo che questo risponde un po' a tutto. Le pubbliche amministrazioni titolari devono rendere disponibile il codice sorgente, e il secondo comma dice che nei capitolati e nelle specifiche di progetto è previsto che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione appositamente sviluppati per essa. Quindi ogni volta che c'è uno sviluppo software che viene finanziato con denaro pubblico, si deve inserire all'interno del capitolato, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico che andranno specificate naturalmente, è previsto che la titolarità di questi sviluppi sia della pubblica amministrazione, che a questo punto, per il comma 1, è tenuta a renderlo disponibile. Naturalmente, come ha detto anche Alessandro, non è necessariamente la pubblica amministrazione che deve avere l'onere di rendere disponibile tutto questo, ma nel capitolato si fa in modo che il fornitore poi faccia questi passi che magari sono più tecnici per la sessione, cioè la messa a riuso. Quindi sì, sia per le customizzazioni, sia per gli aggiornamenti, anche negli aggiornamenti. Allora, diciamo che le norme, le licenze non vincolano chi fa aggiornamenti,
al proprio software di cui ha la titolarità a pubblicarli. Però in questo caso interviene per la pubblica amministrazione di nuovo la norma che dice che vanno pubblicati anche gli aggiornamenti sempre perché sono stati fatti attraverso un finanziamento pubblico. E, sul discorso, la pubblica amministrazione che pubblica il codice del proprio software è considerata immune da eventuali responsabilità, da eventuali vulnerabilità e responsabilità presenti nel codice, qui vale la licenza. Le licenze che open source dichiarano sempre che non vengono date garanzie, attraverso questa licenza intendo, non vengono date garanzie sul software e chiunque lo usi lo usa, diciamo, a proprio rischio e pericolo. Naturalmente chi poi invece propone il software come software da utilizzare darà eventuali garanzie perché sta fornendo un servizio a qualcuno in un capitolato di gara, però chi cede espressamente scrive nella licenza che chi prende questo software e pensa di utilizzarlo per qualunque scopo non può utilizzare il fatto che il software sia open e la licenza che è associata per dire, per andare a dare responsabilità in capo a chi ha ceduto il software. Quindi questo. Sul discorso cloud, l'avevo saltato prima invece, sì, la valutazione comparativa dice, adesso qui nell'articolo 68 ho limitato, ma la valutazione comparativa completa prevede che appunto venga data priorità al codice che è al software sviluppato per la pubblica amministrazione, al riutilizzo di software per la pubblica amministrazione, al codice aperto, al punto D, al software fruibile in modalità cloud computing. Poi nelle linee guida sull'acquisizione e riuso di software invece si fa la scelta secondo il total cost of ownership se è meglio utilizzare il software in modalità SaaS o in un'installazione su un server di disponibilità dell'amministrazione. Poi le altre due domande di Paolo Accardi e Michele Fiaschi le lascerei a Alessandro, che mi sembra che siano più legate al suo Stavo leggendo quella intervento. di Paolo, appunto, per gli istituti scolastici c'è qualcosa di simile? Non so, Paolo, a cosa fai riferimento, se ti riferisci al template sito web per i comuni, dunque quindi se c'è qualcosa di corrispettivo anche per le scuole, in questo caso ti dico di sì, c'è anche il kit per le scuole, che proprio in questo periodo dal gruppo della Community Designers Italia lo stanno ravvivando, quindi sicuramente a breve lo troverai nel catalogo e troverai molte più informazioni a riguardo. Quindi sicuramente torna a trovarci perché troverai di più. Sì, esatto, quello appunto che ha linkato adesso Michela è il modello. Da lì ci sarà anche il template vero e proprio che verrà messo a riuso anche nel catalogo. Manca una domanda di Michele Fiaschi. Anche in fase di valutazione è necessario comunicare il riuso all'ente cedente o solo in caso di messa in produzione del servizio? No, sicuramente in fase di valutazione non è necessario perché di fatto comunque non si sta utilizzando il servizio. Quindi solamente in caso di messa di produzione di servizio, sicuramente. In fase di produzione comparativa non è necessario fare nulla. Okay, mi sembra che abbiamo risposto. Grazie per le Grazie domande. chiaramente alle domande, mi associo al collega. Allora, se... Ok, benissimo. Siccome abbiamo risposto allora a tutte le domande, anticipiamo un po' la pausa e ci ritroviamo qui alle 15:51, facciamo i canonici 10 minuti. Buon caffè. La nostra terza comunicazione, che è affidata a Fabio Bonelli,
che, come vi anticipavo prima, dirà come si sviluppa in un'ottica cloud native fornire un software come servizio, software as a service. Fabio, ci sei? Ci Hai anche a sono, mi senti? parlare? Ok, sentiamo. Allora ti lascio la parola. Allora, grazie mille Patrizia. Poi sono Fabio Bonelli, lavoro al Dipartimento per la Trasformazione Digitale, come i miei colleghi che hanno già presentato. E oggi vi parlerò appunto di sviluppare in ottica cloud native. E facciamo un passo indietro prima, è il perché sviluppare in ottica cloud native. Ora io penso che tutti conosciamo cos'è il cloud e che vantaggi ci porta, ma insomma risottolineiamoli e vediamone insomma, i vantaggi uno per uno. Il primo è la riduzione dei costi di manutenzione, perché chiaramente con il cloud non abbiamo la preoccupazione diciamo, dell'hardware, della fisicità, insomma, della macchina e quindi insomma, questo è un problema di qualcun altro, no? Quando usiamo un servizio cloud ed è insomma una manutenzione che è spesso abbastanza onerosa e ci dà modo appunto di occuparci dell'applicazione che vogliamo fornire invece di andare a gestire hardware. Stessa cosa per gli aggiornamenti software, come potrebbero essere gli aggiornamenti insomma, del sistema operativo o dell'infrastruttura cloud vengono gestiti dal fornitore di cloud e quindi insomma, non sono più i nostri problemi. Il secondo punto, come vediamo, è la scalabilità e la resilienza. Quindi sappiamo che questi sistemi cloud, insomma dei player principali, sono progettati e sono testati, sono usati giornalmente per supportare carichi di lavoro diciamo, planetari, insomma, e quindi consentono anche al nostro ente e a noi come utilizzatori di insomma, sfruttare queste caratteristiche, questi punti di forza, ecco. L'altro punto è appunto la flessibilità di questi sistemi insomma, che ci permettono di allocare le risorse quando lo vogliamo e quindi non dobbiamo, un po' riconnettendoci al punto primo, non dobbiamo insomma, andare ad acquistare hardware o comunque abbiamo appunto una flessibilità maggiore nel distanziare nuove risorse e nuove macchine, ad esempio. E l'ultimo punto, insomma, è la modernità e interoperabilità dei sistemi che, insomma, essendo un po' dei sistemi usati e che sfruttano le migliori pratiche, hanno appunto delle API, hanno degli automatismi che magari in sistemi più legacy, no, in sistemi più legacy non troviamo e possiamo appunto sfruttare questo a nostro vantaggio. Quindi come ci arriviamo? Come sviluppiamo un servizio in cloud? Come ci prepariamo per andare in cloud? Tre punti. Possiamo usare dei container, che insomma è una tecnica ormai consolidata nella pacchettizzazione delle applicazioni e in questo è impossibile non citare Docker, quindi possiamo usare quello come tecnologia appunto. Tendere a usare microservizi per la nostra applicazione, che poi si tradurrà nel nostro servizio. E in particolare, insomma, vorrei parlarvi dell'applicazione a 12 fattori, quindi insomma, andrò a un livello un po' più tecnico, forse, in questo talk, però vedo di non esserlo troppo, ecco. Allora, cos'è l'applicazione a 12 fattori?
una metodologia per sviluppare cloud, software cloud native. È una metodologia a questo punto abbastanza consolidata perché è parecchi anni che c'è, che ed è stata insomma consolidata, ecco. Questo è il sito, potete leggere qua il sito, dopo lo possiamo incollare in chat, ma è abbastanza semplice. Ed ecco, insomma, è un dodecalogo di regole e di buone pratiche per appunto far sì che la nostra applicazione sia un qualcosa che noi possiamo portare in cloud e appunto trarne i benefici dal cloud. Eccolo qua. Allora, il primo punto è questo, la code base. La nostra applicazione avrà ovviamente del codice sorgente e questo codice sorgente, dice la prima regola della metodologia, deve essere sotto controllo di versione. E qui vedete il loghettino di Git, questo lo possiamo vedere come un repository Git. Può essere insomma da qualsiasi parte, insomma, possiamo metterlo su GitHub, su GitLab. Lo vediamo un po' come lo standard di fatto dei software di controllo di versione, ecco. Quindi sappiamo già che la nostra applicazione deve avere un repository e appunto la nostra codebase dallo stesso sorgente può generare diversi deployment. Ecco, il deployment è un'istanza dell'applicazione in esecuzione e quindi insomma appunto il deployment arriva da un'unica fonte di verità di questo nostro software. Ovviamente i benefici che ne abbiamo è avere appunto il controllo di versione. Io penso che tutti insomma usando e sviluppando un servizio e del software usiamo probabilmente Git e quindi sappiamo appunto gli sviluppatori sappiamo i benefici che ci porta a livello di storico del software, a livello di tracciamento di individuazione dei bug e della loro storia e quindi insomma questo insomma è il punto principale da cui tutto origina, un repository e dallo stesso repository diversi deploy. Il punto 2, le dipendenze. Nell'applicazione a 12 fattori le dipendenze sono dichiarate e sono isolate. Ed ecco qua che ci sono degli esempi di come alcuni framework, alcuni linguaggi dichiarano e specificano le dipendenze dell'applicazione. Ora, la metodologia è una metodologia che non è dipendente dal singolo framework, non è dipendente dal linguaggio, quindi questi sono degli esempi. Però, appunto, per esempio, requirements.txt è il metodo di Python per dichiarare le dipendenze. Possiamo fare l'esempio di package.json, che è l'esempio di npm, ma anche l'esempio del Dockerfile, perché il Dockerfile ci porta a anche lì pacchettizzare la dipendenza di quello che è il nostro sistema operativo, in un certo senso di tutte le librerie a livello di sistema operativo, a livello del nostro ambiente, vengono dichiarate nel Dockerfile e quindi anche lì versionate e questo fa sì che poi alla fine noi abbiamo una base comune sulla quale andiamo a costruire la nostra applicazione. Il punto 3 è la configurazione, quindi la memorizzazione della configurazione nell'ambiente. Questo cosa significa? Se andiamo indietro alla prima slide, o comunque aumentiamo la prima slide partendo dal repository principale che va a fare diversi deployment, ecco, questi deployment, partendo dallo stesso codice, differenziano però dalla configurazione. Quindi il deployment di sviluppo avrà una configurazione diversa,
dal deployment di staging o dal deployment di produzione. Anche se il codice ovviamente è quello, quindi quello che differenzia i deployment è appunto la nostra configurazione. Che a livello di applicazione tipicamente viene, insomma, viene internalizzata, ad esempio, in Unix con variabili ambientali. Tanto che, insomma, l'importante è che questa configurazione non sia appunto integrata nel codice, ma che sia un qualcosa di staccato e quindi i deployment non abbiano bisogno dello sviluppatore che modifichi il codice stesso dell'applicazione. Quindi la regola 4 tratta dei backend services, quindi trattare i backend service come risorse. Cos'è un backend service? È un servizio che la nostra applicazione contatta via rete, banalmente. Come potrebbe essere un database, una cache o un servizio generico di terze parti, come vedete qua sulla destra. Ecco, la parte importante dei backend service è collegarvi. Tramite un URL, come vedete nella parte superiore. Qui ci stiamo collegando a un database Postgres con un URL che specifica come andare a collegarsi e magari anche, insomma, le credenziali poi. E questo è importante perché fa in modo che i nostri servizi, backend services, siano, diciamo, slegati dal fatto che siano interni o esterni. Noi questo URL lo possiamo cambiare a un host interno, un host nostro che gestiamo noi, di un database che gestiamo noi, oppure possiamo col semplice cambiamento di questa URL usare un altro database, appunto di terze parti, volendo, da qualche altra parte, magari in SaaS. Quindi e questo URL poi verrà gestito, come vedevamo prima, con la configurazione e quindi con l'impostazione di una variabile ambientale a seconda del deployment che vogliamo fare. Quindi il punto 5 è il separare le fasi di build, di release e di esecuzione. Ora, noi ovviamente nel build abbiamo un po' questa situazione. Per fare un build partiamo da, come dicevamo prima, da una code base, quindi dal sorgente, la parte a sinistra di Git. Aggiungiamo le dipendenze, quindi creiamo la base e la somma di questi due componenti ci danno l'artefatto finale, che potrebbe essere appunto un container, un'immagine Docker, che noi poi possiamo andare a deployare. Quindi questa è la fase di build, che è separata appunto dalla fase di release. Come vedevamo prima, noi prendiamo nella fase di release l'artefatto, ci aggiungiamo la configurazione, ad esempio, insomma, di un deployment di produzione, e lì facciamo una release. Quindi questo passo è separato dalla prima parte. E in fase di esecuzione possiamo avere più release, e l'importante è che ogni release abbia un ID univoco di rilascio, come può essere appunto una versione. Qui vedete versione 1.0, 1.1, 1.0.2, eccetera, eccetera. E appunto la separazione di questi tre passi fa in modo che per fare modifiche a un qualcosa in esecuzione si debba arrivare, si va a partire dall'inizio della fase di build, e quindi è importante non andare a manipolare codice in esecuzione o la fase finale, insomma, di questi tre passi, ma facciamo partire tutto dalla parte iniziale, dalla parte di build e quindi dal nostro sorgente.
Quindi sì, la parte 6.6, i processi stateless. Allora l'applicazione, vogliamo fare in modo che abbia dei processi senza stato. Ora lo stato cos'è? Lo stato è appunto, sono dati che persistono, no? Quindi vogliamo, come vediamo qua nella colonna destra, che lo stato sia esterno alla nostra applicazione, ad esempio in un database, ad esempio in una cache, ad esempio in un blob storage. In qualche modo è che l'applicazione sia appunto senza stato, cioè che vada a chiedere lo stato a questi altri componenti piuttosto che averli insomma, internalizzati, quindi averli in un backend service. Ok, punto 7, il binding delle porte. È importante esportare i nostri servizi tramite le porte, come vediamo da questo piccolo schema. Noi abbiamo la nostra applicazione e appunto la nostra applicazione deve fare in modo di contattare l'esterno, di essere contattata dall'esterno. Quindi il nostro punto di riferimento verso l'esterno, il nostro canale di comunicazione è una porta aperta verso il mondo esterno, in cui diciamo, l'esterno può andare a collegarsi e andare ad interagire con questa nostra applicazione. Ecco, l'applicazione appunto, come dicevo, è chiave in mano, non si affida a un altro servizio come ad esempio può essere un web server per comunicare, ma contiene già essa all'interno il modo per comunicare. E questo ci porta insomma al secondo punto che potendoci comunicare dall'esterno, noi abbiamo un backend service, di fatto noi possiamo utilizzare, se ha senso, questa applicazione come backend service e quindi indirizzarla, come avevamo visto prima nella slide, indirizzarla con un URL, banalmente. Quindi sì, abbiamo la parte, il punto 8, lo scalare attraverso il process model. Ok, quindi questa metodologia, la metodologia dei fattori, mette un po' al centro il concetto di processi di sistema operativo. Quindi, noi vogliamo avere delle applicazioni appunto che sono, anche per virtù del fatto di essere stateless, vogliamo fare in modo che queste applicazioni siano istanziabili più volte e le istanze appunto delle nostre applicazioni sono mappate direttamente con i processi del sistema operativo. Questo perché diciamo, i processi scalano a seconda dell'host fisico o virtuale che sia, ma insomma, scalano sul sistema operativo, quindi noi possiamo aumentare le risorse, come dicevamo prima, a livello di cloud, possiamo aumentarle a piacimento, però possiamo aumentarle avendo ad esempio una macchina più grande o comunque delle risorse maggiori, per poi appunto moltiplicare i nostri processi sull'host e quindi insomma riuscire a scalare a seconda del traffico, ad esempio. E questi processi vengono gestiti da chi? Dal sistema operativo sottostante. Quindi l'applicazione non deve gestire questi processi, ma si occuperà insomma, solo di esistere e di essere gestita. Questo non significa che l'applicazione in sé non possa avere al suo interno multithreading o altre gestioni insomma, di coda e di flussi. Può ovviamente averla, però anche avendola noi possiamo poi scalarla in modo orizzontale appunto con i processi su diversi host, su diverse macchine. Allora, il punto 9, la rilasciabilità.
massimizzare la robustezza, i veloci e shutdown graduali. Questo insomma, si collega col punto di prima. Se noi abbiamo dei processi abbiamo diversi processi nella nostra applicazione e li magari facciamo, li avviamo insomma, al bisogno, vogliamo che questo avvio del processo sia un avvio prima di tutto veloce. Così da rispondere immediatamente al traffico, ad esempio al nuovo traffico o a dei picchi di traffico. E anche per, ad esempio, rimpiazzare processi che dovessero crashare, quindi il processo crasha e viene insomma, avviato in un lasso di tempo. Anche lo stop del processo, anche l'interruzione del processo deve essere veloce, però più importante che sia pulito, quindi il processo fermato deve gestire insomma, eventuali client che sono ancora attivi, deve liberare risorse e quindi questo sempre nell'ottica di fare in modo di essere flessibili appunto nello stop e nell'avvio di eventuali nuovi processi che debbano essere eseguiti. Il punto 10 è la parità tra lo sviluppo e la produzione, quindi lo sviluppo, lo staging anche, e la produzione devono essere il più simili possibile, idealmente dovrebbero essere identici, soprattutto tra staging e produzione, tranne ovviamente alcune cosette che non possono essere del tutto identiche, ad esempio un database di staging non sarà il database in scrittura di produzione, ad esempio, però quello che succede di solito è che la tentazione degli sviluppatori è di usare in locale, possiamo fare sempre l'esempio del database, è di usare in locale una versione magari più leggera del server di database o addirittura una versione diversa o un altro database più leggero. Mentre insomma, come regola sarebbe bene usare esattamente la versione dell'ambiente, quindi la versione anche del database, sempre per esempio, che si usa in produzione, così che è da insomma, prendere e accorgersi subito di eventuali discrepanze. Tra comportamenti anche di diversi server, sempre di database per esempio. Punto 11, parliamo di log, i log che servono per l'applicazione, bene trattarli come flussi di eventi, quindi abbiamo l'applicazione che ha una logica separata di login, quindi l'applicazione non gestisce il login, ma semplicemente scrive sulla console, sullo standard output, lo standard error, quello che deve dire all'esterno e noi ci occuperemo dall'esterno tramite ad esempio i container, di prendere questo flusso e gestirlo e aggregarlo e manipolarlo in seguito. L'ultimo punto riguarda i processi di amministrazione, quindi i task che potrebbero essere task di pulizia, di processi natantum che devono essere fatti girare. È bene che siano inclusi nel codebase, come ad esempio come degli script che possono essere eseguiti al bisogno ed è bene che girino nello stesso ambiente dell'applicazione, quindi che girino sulla stessa infrastruttura e non magari sulla macchina dello sviluppatore. E così che da insomma, avere un parallelo migliore tra cose che sono eseguite una volta ogni tanto e quindi devono essere anche più resistenti, ecco. E quindi queste sono le 12
regole dell'applicazione 12 fattori. Queste sono state ovviamente viste un po' così in modo superficiale. Io vi invito a vedere il sito dell'applicazione 12 fattori per vederle un po' più in modo approfondito, ecco. E sono disponibile per le domande. Intanto vi lascio i contatti che avete già visto, se volete venire sul nostro Slack o su forum Italia IT, è sempre diciamo, un posto in cui ci si può confrontare, si può fare domande anche insomma, tecniche, se ne avete. Allora, io accoglierei un po' una provocazione che arriva sempre da Luca Leonardo Scorcia, che invita noi di Formez a fare dei corsi con questi argomenti per i dirigenti. Io dico sempre che noi no, indichiamo un'utenza privilegiata, ma poi naturalmente facciamo partecipare tutti i dipendenti della PA che si dicono interessati ai nostri webinar. Però Fabio, ti vorrei chiedere, non so se per la vostra esperienza, se voi ci potete aiutare a capire quale può essere un sistema per coinvolgere di più i dirigenti a questi discorsi. Luca dice che quando si parla di ambiti estremamente tecnici, la mente dei dirigenti che lui ha avuto personalmente vola altrove. Allora, come si fa a riportare un po' sulla terra verso questi argomenti per la vostra esperienza? Questo ci aiuta anche a noi di Formez nel progettare poi eventi successivi. Allora, io posso, non so, posso suggerire degli spazi comuni, insomma, di dialogo, quelli che abbiamo già elencato, ecco, il forum, il canale Slack, sì, potrebbero essere, insomma, dei punti di incontro o dei punti in cui i dirigenti possono trovare appunto delle informazioni un po' meno tecniche o comunque possono, come posso dire, appunto indirizzare dove va il discorso, no? Quindi i nostri canali sono aperti, ma non sono per forza per sviluppatori, anzi il forum ha diverse sezioni, ad esempio, e quindi questi canali sono appunto usabili insomma, dialogare. Grazie, grazie tante. Fabio, nel frattempo c'è una domanda di Michele Bastanini, che vedi nel box. Come si concilia l'evitare il vendor lock-in con l'utilizzo di servizi gestiti in cloud? Ok, grazie Michele, questa è una bella domanda. Ora il vendor lock-in. C'è questo rischio, ovviamente il CAD ci dice che noi dobbiamo prediligere software libero nelle nostre scelte a livello di enti. Quindi io penso che il vendor lock-in si eviti con il software libero, appunto, avendo del software libero noi possiamo appunto scegliere di metterlo in cloud e in generale possiamo poi slegarci in un certo modo cambiando cloud, cambiando anche fornitore, data la flessibilità che ci dà il fatto appunto di non avere il legame nel codice o comunque nell'avere software proprietario. Se ho risposto. Ok, allora se non ci sono altre domande, io lascerei la parola a Stelio Pagnotta di Agid, che diciamo chiude questo ciclo di webinar ricordandovi un po' le attività e anche la riprogrammazione. Su questo vi posso dire che su questo tema intanto abbiamo riprogrammato un intervento
analogo a questo, non rivolto a una platea più ampia, quindi useremo le nostre aule da oltre 1.000 partecipanti per l'autunno avanzato. Quindi se da qui a novembre-dicembre sollecitate i vostri dirigenti a partecipare, perché tutto questo si ripeterà. Sergio, se ci sei, allora ti lascio la parola. Sì, grazie. In realtà una considerazione conclusiva brevissima anche rispetto a quanto si diceva sulla programmazione dei corsi, nel senso che ovviamente in questo caso abbiamo provato ad immaginare un corso molto diciamo, targettizzato su un'utenza specifica. Ovviamente sia all'interno di questo percorso Conformance che, come diceva Patrizia, a partire da ottobre. La programmazione prevede poi corsi su diversi livelli, sia di natura più generici, legati magari all'organizzazione o alla parte normativa per quanto riguarda l'amministrazione digitale, sia corsi di natura più tecnica. Sempre Conformance, di recente abbiamo fatto un corso dedicato alla sicurezza informatica e appunto una delle, dei ta cioè, tra i tanti suggerimenti che ci sono arrivati c'è stato quello in qualche modo di sdoppiare la parte organizzativa connessa alla sicurezza informatica dalla parte tecnica, quindi probabilmente anche da questo punto di vista poi nasceranno corsi che ovviamente proveremo a targettizzare anche sulle specificità dei dipendenti delle singole amministrazioni, considerando che proviamo a rivolgerci ad una platea più ampia possibile, quindi ovviamente le esigenze delle pubbliche amministrazioni spesso sono veramente tanto differenziate, quindi anche da questo punto di vista non è sempre semplice riuscire ad andare bene incontro alle esigenze di tutti. Al di là di questo, cioè io reputo positiva comunque l'esperienza, sia di questo corso che di quello precedente, poiché sono stati appunto toccati temi che, oggi sono veramente molto importanti. Per un ente, quindi anche il tentativo di rivolgersi a team multidisciplinari che in qualche modo per far capire poi qual è il percorso di progettazione dei servizi digitali all'interno della pubblica amministrazione, soprattutto per cercare di far passare il messaggio che non si tratta di attività slegate le une dalle altre, ma ovviamente devono essere considerate e intese come un unico processo, quindi dalla fase in cui un servizio, un progetto digitale viene pensato a quello in cui poi viene messo a terra. Quindi questa era l'unica considerazione che mi veniva da fare, oltre chiaramente a ringraziare tutti quelli che hanno partecipato e tutti i relatori che sono stati molto istruttivi anche per me. Quindi grazie a tutti. Lascio quindi di nuovo la parola a Patrizia per la chiusura e ancora grazie. Allora, io vi ringrazio per la partecipazione, per i suggerimenti che ci vorrete dare e a questo punto, infatti, a questo proposito vi invito a rispondere ai questionari che vi arriveranno. E volevo ringraziare tutti i docenti che sono stati essenziali, che sono Riccardo Iaconelli, Daniela Pascale, Guido Pera, Ilaria Scarpellini, Alessandro Sebastiani, Daniele Tabellini, Francesco Zaia, Matteo Fortini, Fabio Bonelli. Credo di non aver dimenticato nessuno. Noi speriamo, diciamo, di averli ormai nel nostro forum di esperti dedicati a questi temi e di poterli riproporre in webinar che appunto stiamo organizzando, come vi diceva Stelio, per la sessione autunno-inverno. Quindi vi invitiamo sempre a tenervi aggiornati sul nostro calendario di eventi PA. Ringrazio ancora per il supporto alla progettazione e ai contenuti che ci ha dato Michela Gabrieli, che non vuole comparire in video, rimane in back, e vi ringrazio tantissimo. Vi rimando all'autunno prossimo. Intanto rispondete appunto ai nostri questionari. Grazie mille. Se appunto avete domande, suggerimenti, i questionari in parte vi permettono di esprimerli anche in maniera libera, però potete sempre scriverci anche all'email di Eventi PA. Grazie
Vi ringrazio tanto e vi saluto. Vi porto anche i saluti di Rosa Barrese, che è impegnata in una riunione e non ha appunto potuto partecipare come avrebbe voluto per quest'ultimo evento. Grazie ancora e memorizzate appunto queste ultime indicazioni della slide che è pubblicata in questo momento perché sono preziose appunto. Sia per il sito di Developers Italia, sia appunto per le mail e i contatti. Grazie mille, a presto.